Era un'epoca in cui la ragione umana finiva oppressa in un cerchio di fuoco che arse molti tra noi speziali e cercatori della pietra. Scappavo da Münster e dalla peste. Mi rifugiai per un poco a Würzburg, sulle sponde del Meno. Praticavo tra i riflessi del fiume l'arte ermetica e la trasmutazione. Ma non si corrono rischi a lungo per un amico pericoloso. E fui esule in Turingia, dove mi arruolai come chirurgo negli eserciti di Sigismondo. Al seguito di un certo capitano Guldenstern, questi mi presentò per mia buona ventura al re Gustavo Vasa. E fu lì, mentre curavo membra offese e il corpo di un vecchio re, insultato dall'umidità degli accampamenti e dal mal francese, che finalmente compresi consapevole che fui irrimediabilmente segnato, non opposi quasi resistenza, non mi offersi più all'Atalor, non mi avventurai più nella Cabala, ma in quell'astro rosso che pulsa obbedendo a leggi